via la via che ho la penò, la penò, la la Un saluto a tutti i video ascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un bel saggio appena pubblicato da Rubettino Editore, dal titolo Federico Barbarossa di Knut Gorit, con una interessante prefazione di Ortensio Zecchino, che abbiamo il grande piacere di avere nostro gradito ospite e al quale, come mia abitudine, io lascio subito la parola perché ci parli di questo interessante saggio. Prego, professore, a lei. Grazie a voi per l'invito. Voglio precisare che l'editore è Rubettino, ma questo libro è inserito nella collana del Centro Europeo di Studi Normanni e qui si impone un primo chiarimento, perché in una collana riservata a studi normanni noi inseriamo anche Federico Barbarossa. Federico Barbarossa, come ben noto, è stato questo grande, gigantesco personaggio del Medioevo che ha occupato la scena europea nel XII secolo, ma ha avuto grandi rapporti anche con il regno meridionale normanno, che allora nasceva e che proprio nascendo in qualche modo entrava, per il solo fatto di essere nato, in contrasto con l'idea imperiale che Federico Barbarossa tentava di restaurare dopo momenti difficili, dopo i suoi predecessori erano stati meno attenti e meno capaci, dopo gli ottoni, di, insomma, di garantire l'effettività di un potere imperiale. Federico Barbarossa, quindi entriamo subito nel tema, affrontato così bene in questa imponente biografia, Federico Barbarossa tenta di ripristinare questo potere regale, questo potere imperiale, e naturalmente i nuovi regni che nascevano rendendosi indipendenti proprio dall'impero. Ecco una prima definizione che il Barbarossa fa, per esempio, di Ruggiero II, che diventa re. Lui lo apostrofa Regulus, piccolo re, reuccio. Era un dispregiativo, perché lui considerava che il solo potere voluto da Dio dovesse essere il potere imperiale. E quindi noi già così cominciamo ad inquadrare, c'è questo rapporto molto importante con la realtà meridionale. Ma come sapete, Federico Barbarossa fece il grande tentativo di ripristinare, come ho detto, l'autorità imperiale, e lo fece perché era uomo d'armi, ma aveva forte il senso del diritto, e quindi per affermare questo potere imperiale assoluto volle affidarsi non tanto alla forza delle armi, ma alla forza del diritto. E così convocò a Roncaglia nel 1158 i più grandi dottori del tempo, che erano i dottori della scuola di Bologna, per farsi dire da loro che l'imperatore era effettivamente il dominus mundi. E quindi vedete qual concezione così profondamente imperialista. Ma naturalmente la vita non segue sempre le enunciazioni giuridiche, e Barbarossa dovette fare i conti con la Lega Lombarda e subì, come tutti sappiamo, la terribile sconfitta di Legnano nel 1176, che ridimensionò le sue pretese, perché naturalmente la contesa con i comuni era legata al grado di autonomia che i comuni pretendevano di avere, e che Federico, ritenendosi appunto dominus mundi, riteneva che il pater moneta, l'avere eserciti, fossero prerogative che non potevano appartenere a queste nuove realtà. Però, sconfitto a Legnano, dovette poi fare i conti, e da politico abile, nella pace che diciamo seguì alla sconfitta, dovette cedere quello che aveva tentato di, diciamo, di... Questo libro di questa bellissima biografia, potentissima, lunghissima, insomma, è una... Io vedo quante pagine, insomma, è monumentale. Sono oltre 500 pagine, ma fittissime, 500, quasi 600 pagine, fittissime. Questo qui è il volume. Ripercorre questa storia. Naturalmente Barbarossa è stato studiato da tanti, ma come scrive bene il nostro autore,
E ogni biografia non pretende di essere esaustiva, perché chi scrive una biografia prova ad entrare nell'intimità, vorrei dire, del pensiero. E quindi la interpretazione del pensiero di grandi personaggi, specialmente quando sono così ricchi, le interpretazioni sono sempre varie. Quindi questa biografia, come sempre, come tutte, non pretende di essere il punto definitivo. La storia scorre e conosce sempre nuove interpretazioni, però ci offre una potente documentazione aggiornata, perché gli studi proseguono anche e progrediscono anche con nuove scoperte di archivio, di testimonianze varie, archeologiche di vario tipo, e ci offre la più aggiornata documentazione su questo personaggio, che mi avvio alla conclusione, ha avuto, come dire, vicende, fortune diverse nei secoli, per lunghi secoli, anche nella Germania, è stato ignorato e quasi rimosso, perché insomma di fronte ai fermenti in qualche modo nazionalistici, che intanto bisognerà dire che insomma c'è stata nell'Ottocento una durissima polemica tra due grandi storici, Sybel e Fichte. Perché, come vi ho detto, Barbarossa aveva prestato molta attenzione al nostro regno meridionale, aveva tentato in un primo momento di far sposare una sua figlia con Guglielmo, re di Sicilia, e naturalmente non ci riuscì perché il Papa sostanzialmente non volle, il nostro re meridionale non volle, disse, dispiacere il Papa. Poi la sua strategia meridionale, dopo il fallimento, la sconfitta di Legnano, la pace di Venezia, nella quale dovette concedere, fece l'ultimo tentativo, questa volta riuscito, di agganciare questo regno che aveva disprezzato inizialmente, ma che ormai era diventato una realtà, e lo agganciò facendo sposare il suo primogenito ed erede, che sarà Enrico VI, con la figlia di Ruggero, e quindi in qualche modo si riuniranno nella corona poi in Federico II, che sarà nipote suo e nipote di Ruggero II, si unificheranno le corone imperiali e la corona del Regno di Sicilia. Ma dicevo, la fortuna storiografica del Barbarossa ha avuto alterne fortune, perché è stato per lungo tempo ignorato nella Germania. La sua rivalutazione è avvenuta dopo il 1861, quando è rinato l'impero germanico con Bismarck. Da allora è stata una sorta di crescendo. Ricorderemo, o ricorderete tutti, che Hitler, nel tentare la grande aggressione all'Unione Sovietica nella guerra ultima, della Grande Guerra Mondiale, denominò l'operazione di invasione della Russia Barbarossa, per dire come il Barbarossa era diventato il simbolo di questa pretesa della Germania, pretesa egemonica della Germania. In Italia la situazione era profondamente diversa, perché avendo noi in Italia esaltato molto la civiltà comunale, della quale il Barbarossa era stato un oppressore, c'è tutta la vicenda di Milano, e poi c'è la famosa Ode Carducciana, in cui insomma Barbarossa viene, potremmo dire, svillaneggiato. Nella nostra cultura risorgimentale, il Barbarossa è stato messo, potremmo dire, all'indice, è stato molto condannato. Ma poi le cose cambiano, insomma, e quindi adesso c'è una rivalutazione. Tutto questo è ben rappresentato, questo sviluppo complesso, della storia, della vita di questo personaggio, ma anche della storia, di come la storia ha affrontato questo personaggio nei secoli. Io ho tentato, non so se ci sono riuscito rapidamente, a offrirvi una sorta di affresco di quello che è avvenuto nella sua vita, ma anche di quello che è avvenuto nella sua fortuna dal punto di vista storiografico. Mi fermo qui, sperando di aver, nella sintesi imposta dai nostri mezzi ormai di comunicazione, di aver offerto spunti per creare un interesse verso questo importante libro. Beh, decisamente sì, ma
È un personaggio talmente controverso per tutta una serie di ragioni, così particolare, così caparbio nella sua idea di ricostruzione Certo. dell'impero, che non sente ragioni. Lui conduce una lotta contro i comuni e la Lega dei Comuni, Certo. sostenuti dal Papa, perché poi questo è Certo. l'aspetto, Perché? è l'altra. Perché c'era questa eterna contesa tra potere secolare e potere temporale su chi avesse il predominio nell'Europa ormai cristianizzata. Questo è il tema che poi si svilupperà in modo ancor più dirompente in testa all'erede del Barbarossa, che era anche erede di Ruggiero, e nel grande scontro tra Federico II e i grandi papi, Gregorio IX, Innocenzo IV, insomma, e le scomuniche che subì, anche naturalmente il Barbarossa subì. Insomma, è una storia che si avvia ad una tragica conclusione per entrambi i due grandi poteri, si diceva le due grandi potestà universali. Questi sono gli ultimi grandi scontri, Federico Barbarossa con il papato, alleato, come lei giustamente dice, con i nostri liberi comuni, e poi Federico II, che in qualche modo anche lui finirà impigliato in questa alleanza che i pontefici continueranno a mantenere con i comuni del nord. Certo, bisogna comprare il libro perché. E beh, i libri sono fatti per essere comprati, decisamente. Beh, sì, però ce ne sono alcuni che vanno comprati obbligatoriamente se si vuole avere un'idea chiara e precisa di cosa sono stati questi personaggi, perché su Federico Barbarossa è stato scritto tantissimo e anche su Federico II, ovviamente, no? Forse ancora. Però, ecco, qui troviamo una biografia aggiornata, ricchissima di suggerimenti, ricchissima di fonti. Devo dire, un'edizione, insomma, che offre, insomma, come sempre, i libri che non hanno anche indici adeguati sono libri che si leggono con difficoltà. Io credo che, insomma, non dovrebbe mai mancare, specialmente in opere storiograficamente complesse, questo corredo di aiuto, perché uno può andare a cercare un nome e vuole trovare, insomma, perché è difficile leggere un libro del genere dalla prima all'ultima parola. Si penetra nel libro anche con incursioni lunghe, importanti, che sono rese agevoli dagli indici, quando sono appunto opere corredate anche da questi ausili per i lettori. Questa è un'altra ragione, diciamo così, per l'invito alla lettura: è agevolata da questi ausili. Bene, professore, io non posso che ringraziarla per questa presentazione e per averci dato la possibilità di parlare di questo saggio. Quindi ricordo il titolo per chi volesse acquistarlo, che poi è semplice perché è Federico Barbarossa, pubblicato da pochissimo da Rubettino Editore di Kurgoritz, con la sua prefazione. E vale veramente la pena di correre in libreria. Io per il momento la ringrazio moltissimo Lei. e ci rivediamo presto se non vado errato, perché avremo di che parlare anche di Ruggero II È insieme. un altro grande personaggio, sì. Esattamente. Grazie, Quindi al piacere di risentirci. piacere mio, grazie a lei e buona Grazie, giornata. arrivederci. Alla via, cero, la seno, balare in treno, Bella fight per tot mandar, ehi yo, non si aggiusca all'amar, ehi yo, più se l'anni bacialar, ehi yo, quei tu non vengan